sono pronta. Vai. Salve Giulia, grazie per aver permesso all'associazione di Vasta Emilia Romagna di fare l'intervista che tra poco sta per iniziare. Grazie a voi. Desidero ricordare che il scopo dell'associazione è quello di far conoscere gli artisti locali a quante più persone possibili. Ricordiamo inoltre che anche tu sarai una delle artiste espositrici all'evento Movimento Suoni Idee, che si terrà presso Caffè Concerti in Piazza Grande a Modena questo ottobre dal 10 al 18. Pronto? Prontissima. Le va di parlare della sua famiglia e di lei quando era piccola? Quello che volete. È già questa, ti lascio carta bianca. Sono nata per la centro storico, i miei genitori si sono separati quando io avevo appena 6 mesi e questo mi ha fatto molto piacere. Poi ho vissuto un'infanzia felice grazie a mia nonna materna perché mi faceva sempre ballare rock and roll e ho passato dei periodi da mio padre, brevi per fortuna, dove avevo una zia, sua sorella, che dipingeva in modo meraviglioso. E mi lasciava sempre stupita per i particolari. E nel frattempo io, non influenzata da lei, ma già dalle scuola materna, non so perché, ma i miei disegni venivano sempre sulla lavagnetta col gesso, venivano sempre presi come esempio. Io ero in un banco davanti e dicevano: guardate Giulia come ha fatto il bambino a casa. Ma non mi sono mai dato delle ali per non morire, però riporto questa cosa, questi ricordi relativi all'arte, insomma, Per al cui disegno. già nell'infanzia Proprio puoi iniziare a 3-4 sentire. anni, che tutti disegnavano i bimbi come delle stanghe, io gli facevo le braccia alle spalle, mi ricordo che dicevano: guarda come disegnano gli altri, mi stupivo un po'. Dopodiché alle elementari ho avuto dei premi con dei vestitini all'uncinetto per le bambole e anche premi per il disegno. Ho partecipato a dei concorsi a Milano, con la scuola, e ho avuto successo, ma niente di speciale. Per me era un po' strana questa cosa, però il mio successo fu, mi ricordo, io non ero mai stata al mercato perché noi siamo sempre andati nei negozietti del centro. E allora il concorso era sul mercato alimentare, come si chiama, del mercato esterno, all'aperto, scusa, perché io non... E disegnai tante di quelle gente, tante di quelle baracchine, ma secondo me non l'avevo mai visto. Per cui forse era una cosa molto strana. E poi alle medie andai in collegio, le suore mi imposero quasi tutti i giorni di disegnare per loro tanti biglietti d'auguri di Pasqua, di Natale, perché evidentemente ero brava, non come adesso. Ha ricevuto sostegno da parte della famiglia, dunque, in funzione alla sua Assolutamente no, predisposizione volevo fare artistica. lezioni artistico-musicali perché io adoro il pianoforte. E mia madre mi impose per vari motivi di fare le magistrali per avere un diploma veloce perché lei mi stava tanto bene e mio padre non c'era come sostegno, per cui ho dovuto fare le magistrali